Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati in Vita da Stefi. Questo è il consueto ormai video del No Buy di novembre. Ma in realtà potrebbe anche essere un video haul del Black Friday. Ebbene sì, ho peccato. Allora, cominciamo subito col dire che credo di aver mantenuto i propositi e comunque di aver seguito le regole che io stessa vi avevo consigliato nel mio video, non molto apprezzato, ma non fa niente, che a me quando mi piace fare una cosa la faccio lo stesso, in cui vi avevo dato insomma dei consigli per sopravvivere al Black Friday. Il Black Friday è un mondo difficile. È un posto dove siamo bersagliati da un sacco di offerte e devo dire che in particolare quest'anno il sito di Lookfantastic è stata un'esperienza altamente stressante. Se vi è capitato negli anni di dover prenotare, di voler prenotare dei voli sul sito Ryanair, ecco, capirete quello che sto per raccontarvi, cioè l'ansia del al mattino c'è un prezzo, al pomeriggio ce n'è un altro, ma all'una di notte risale al prezzo del mattino e dopo mezz'ora riscende. Ecco, Lookfantastic con i vari codici applicabili e non applicabili, perché un codice scontava un prodotto e un codice ne scontava un altro, e allora forse conveniva fare i conti e mettere delle cose in un carrello e usare un codice, delle cose in un altro e usarne una roba che uno doveva studiare, impegnarsi per riuscire a risparmiare il più possibile. Stress assurdo. Io non so se lo fanno tutti gli anni e l'anno scorso non ci avevo badato perché avevo cercato giusto tre cose in croce, o se è stato dei bug, delle cose, perché poi credo che ci siano stati anche proprio degli errori. C'è stato un momento in cui i prodotti Urban Decay erano talmente scontati che poi hanno subito cambiato i prezzi, ma hanno venduto tipo il fondotinta a 13 euro, il correttore a 10. C'è stato un momento in cui sul sito italiano sono venute fuori le palette di Natasha Denona, che però loro non possono vendere sul sito italiano perché c'è l'esclusiva da Sephora per l'Italia, e quindi sono presenti sul sito UK, anche lì scontate che convengono di gran lunga rispetto a Sephora, però comunque c'è stato un casino per cui a un certo punto qualcuno le ha trovate in vendita sul sito italiano, le ha prese al volo e altri non ci sono riusciti. Va bene. È finito il Black Friday, c'è stato il Cyber Monday, ma io ero già abbastanza stressata da non guardare quasi nulla, perché in realtà poi ho fatto un acquisto al Cyber Monday che non vi farò vedere perché non è arrivato. E adesso partiamo dall'inizio, perché questo non è un haul Black Friday, è un video del No Buy di novembre, quindi che cosa ho comprato a novembre. Allora, innanzitutto, nelle mie spese di novembre, così come in tutti i mesi fino ad aprile, ci sarà la rata di 65,70 euro dell'Aeropilates, l'attrezzo per il Pilates che sto usando. Vi devo dire, non proprio tutti i giorni, non voglio fare quella che sono tanto brava, però insomma lo sto usando, sono soddisfatta dell'acquisto. Poi ho preso a inizio mese sull'app due felpe da Zara, perché tanto i vestiti ce li ho in armadio, non mi metto niente praticamente, cioè nel senso mi vesto da casa anche quando devo uscire per fare spesa o commissioni, diciamo molto molto rapide e vicino casa. Quindi che me frega, a me anche questo sobrio trucco che vedete oggi è fatto per stare in casa tutto il giorno. Cioè, ieri sono andata a buttare il pattume e anche al Conad. Ma oggi sto proprio a casa con sto trucco. Ok, però l'importante è essersi divertiti a farlo. Non proprio perché, vabbè, ho usato una palette che quando la uso mi incazzo sempre un po' perché mi sta antipatico qualche colore, ma poi ve ne parlerò. Allora, riprendiamo, poi vi dico un'altra cosa relativa a questa cosa. Allora, felpe da Zara perché io sono capace di cambiare argomento ogni 30 secondi. Una la vedete, felpa da Zara roscio fuoco col collo alto. Io in realtà, infatti, ci vedete delle pieghe perché io in realtà in casa lo tengo ripiegato un'altra volta perché altrimenti mi dà fastidio troppo alto il collo.
Questa era una felpa, vabbè, un po' mi piaceva l'idea di qualcosa di rosso fuoco, che non c'avevo niente di rosso. Cercavo anche qualcosa di bianco, ma non l'ho trovato, perché non volevo un beige o un panna, volevo proprio il bianco bianco, non ho trovato niente. Ho preso questa felpa perché era in offerta, non stiamo parlando di Black Friday, stiamo parlando di inizio mese. Zara ogni tanto mette degli sconti, io girando sull'app avevo visto questa felpa rossa, mi aveva colpito il colore, l'avevo messa nel carrello, poi era andata sold out, poi era ritornata. Vabbè, comunque, insomma, questa l'ho pagata 9,95 euro. E devo dire che insomma mi piace, io ho preso una M sia di questa che dell'altra che adesso vi mostro. Questa è cortina, cioè non è corta che avete il pancino di fuori, però ecco, se sono di quelle cose fatte a scatola, insomma, dritte, che non stanno strette, mi sarebbe entrata anche la S, voglio dire. Però se vi piace avere qualcosa che vi vesta un po' di più, le maniche sono perfette per come lunghezza, però insomma la L mi sarebbe stata altrettanto bene. Ho preso anche quest'altro modello di felpa. Sì, c'avevo una fissa con i colli alti, come potete notare. Questa è grigia, ha anche lei il collo alto, però è più lunga come lunghezza ed è più lunga dietro e più corta davanti. Questa è una felpa che va anche sui leggings. Io non possiedo leggings, quindi non me la metterò sui leggings, ma comunque come lunghezza va anche sui leggings. Questa è di un tessuto sofficioso, bello, molto bello. Questa è proprio felpa. Felpa un po' pelosetta dentro, ma non tanto da dar fastidio. Io poi ci tengo una t-shirt di cotone sotto, quindi c'ho solo praticamente le maniche, il collo è doppiato, quindi non avete il pelosetto qua. Questo è un tessuto molto più confortevole, è proprio morbidosa, carina, che mi piace un sacco. Morbida, morbida, morbida. C'era, non mi ricordo, sapete di quali colori c'era? Questa è più sottile, vedete che anche dentro non ha niente di felpato, è solo morbida. Però tiene caldo altrettanto, anche se non l'ho ancora indossata, l'ho solo, le ho lavate entrambe quando sono andate a ritirarle in negozio e poi ho indossato questa. Questa non l'ho provata per vedere come mi stava, non l'ho ancora indossata. Anche questa è una M più che abbondante, quindi insomma potete tranquillamente prendere una S se siete un po' più mingherline, ma potrete prendere la L, ecco, se siete particolarmente più formose, potete prendere una L e vi sta di sicuro, perché insomma non credo che esista la XL, però questa, cioè la L di questa veste è proprio una taglia di quelle che da Zara pensano di non trovare nulla, e invece da Zara a volte ci sono delle cose che si possono indossare. Io ho un vestitino estivo XS di Zara, vi giuro che non sono una XS, era il modello a camicione che vestiva talmente ampio che si poteva prendere due o tre taglie in meno, ecco. Quindi, questa grigia costava 7,95, questa 9,95, io ho fatto sommato 20 euro per metterli in bilancio, perché tanto non mi cambiano niente gli spiccioli. Ma veniamo al Black Friday, perché il Black Friday è stato il momento in cui io ho deciso di concedermi quello che avevo messo nella mia wishlist da inizio anno. Se andate a vedere il primo video del No Buy, quello di gennaio, vedete che io avevo fatto dei punti in wishlist. Ci avevo messo il phon o live wrap della Daiso, che non ho ancora comprato, no. E poi ci avevo messo l'aeropilates che ho preso, ma ci avevo messo anche lui, il mio bambino. Il New Face, questo aggeggio che mandato in foto su WhatsApp ad amiche hanno pensato a male, ma vi giuro che ha solo un utilizzo, ok? Ecco, questo è un massaggiatore per il viso che in realtà non massaggia, per quello non può essere utilizzato per altri scopi, non pensate a male, ma emette delle microcorrenti. Quindi si passa, io adesso sono truccata e non voglio sporcarlo, però si passa sul viso seguendo la forma dei muscoli del viso e andando quindi a cercare di combattere la forza di gravità,
che punta a farci scendere tutto verso il basso, si usa con sotto un gel. Perché laddove il gel non c'è, e ve ne accorgete proprio perché se su un pezzettino non avete steso il gel, si sente la scossetta, il pizzichino della scossetta elettrica. Ecco, quindi va usato con il gel. La confezione, questo è il mini come modello, perché poi esiste quello più grande che si chiama Trinity, che ha questa parte removibile e si possono mettere sugli accessori, quello piccolino a due punte per il contorno occhi. E un altro accessorio che va a fare un lavoro sempre di tonificazione con una luce LED o infrarossi, non lo so, non mi sono informata perché costava troppo per i miei standard, quindi non ci ho neanche guardato. Questo è entrato nella mia wishlist per colpa di un video di Ornitorella, Ornella del canale Ornitorella. Se andate a cercare New Face su YouTube trovate soprattutto il suo video in italiano, fatto molto molto bene. Dove spiega i successi di questo coso anche con delle fotografie. Io mi sono fatta una foto, l'ho usato 2 sere perché mi è arrivato pochi giorni fa, quindi oggi lo userò per la terza volta. Nei primi periodi consigliano di usarlo almeno 5 volte a settimana. Io penso che lo userò per un mesetto tutte le sere. Parliamo di una durata tra i 5 e i 10 minuti a seconda del trattamento che decidete di fare. Questo in realtà una volta acceso dura acceso 10, 5 minuti. Quindi potete per esempio scegliere di fare metà viso 5 minuti e l'altra metà viso 5 minuti oppure un trattamento più veloce su tutto il viso in 5 minuti. Devo comprare il gel nuovo. Questo è un gel idratante, che è senza risciacquo. Ma io comprerò per continuare ad usarlo il gel, quello semplice da ecografia, poi lo andrò a risciacquare e mi metterò i prodotti della sera perché non c'ho voglia di spendere soldi per il gel per far passeggiare questo coso sulla faccina, ma è necessario perché altrimenti vi pizzica, sentite la scossetta elettrica, quindi ve lo dico, ecco. Per cui questo aggeggio ha variato il prezzo 2000 volte, per quello vi ho raccontato del mio stress da Look Fantastic. Praticamente è un aggeggio che a prezzo pieno costa intorno ai 160 euro, ci sono dei momenti in cui costa anche 180, poi c'erano sconti vari per cui arrivava a 140, poi ha cominciato ad arrivare a 120, insomma. All'una di notte del Black Friday, quindi la notte tra il giovedì e il venerdì, questo coso malefico è sceso a 105 euro e io l'ho preso, felice e contenta di aver fatto l'affare della vita. Peccato che poi mi abbiano detto, perché sono un gruppo di pazze, peggio di me, creato sempre da Ornella del canale Ornitorella su Telegram, se la seguite sapete di chi sto parlando, altrimenti andatela a seguire. Praticamente alcune ragazze nella notte successiva lo hanno beccato a 98 euro. E voi capite che una tirchiona come la Stefi, di averlo pagato 7 euro in più, si è un po' incazzata. Che vogliamo dire? Vabbè, 105 euro spesi per sto cosetto. È un ottimo prezzo perché cioè, lo hanno scontato veramente tanto. Non sto dicendo che sono dispiaciuta. Poi trovo un po' strana questa politica di saldi per cui a un'ora c'è un prezzo e a un'ora c'è un altro. Non ho capito se si è trattato di errori, solo fanno sperando che la gente sia incollata, se quando vedono che 100 persone hanno questo prodotto nel carrello lo scontano ancora un po' per convincerle. Non lo so come funzionano gli algoritmi malefici del Black Friday di Look Fantastic. Comunque io l'ho comprato a 105 euro e direi che è andata bene così. E vi consiglio sinceramente, se siete interessati a questo aggeggio, di aspettare con calma, girare su vari siti, eccetera, e non prenderlo a 150, 160, 140 euro, perché prima o poi, secondo me, torna a dei prezzi più bassi. Ok. Qui finisce la questione del New Face, che ovviamente dipende solo da me, nel senso che devo avere la costanza di usarlo veramente tutti i giorni per dei cicli lunghi. Io sto lavorando, voi insomma, si vede anche nei video, anzi forse nei video si vede più della realtà. Io ho questo sopracciglio e quest'occhio più aperti.
A volte sembra che ho fatto il trucco asimmetrico, e invece è proprio che l'occhio mi si apre in un altro modo di qui, quindi qui ho l'occhio più chiuso e più basso. Ecco, io sul muscolo erettore del sopracciglio e su tutta questa zona sto lavorando solo da questo lato, per vedere se si viene a ripristinare la simmetria. Ovviamente ci vorrà del tempo, perché sono 40 anni che spalanco di più quest'occhio e ho allenato questo muscolo. Non possiamo pretendere dal New Face che in 3 giorni modifichi la situazione. Mi muovo perché sono già a 15 minuti. Praticamente nell'area di, come dire, degli extra che io sto conteggiando da parte per paragonarli a quelli dell'anno scorso, ho finito. Ho speso a novembre, compresa la rata dell'Aeropilates, il New Face e le felpe di Zara, 190,70 euro. Ho comprato del make-up a novembre, ma io lo sto mettendo in un'altra pagina della mia agenda, che guardo in basso perché ho l'agenda davanti, proprio perché, siccome nel 2019 non avevo acquistato make-up, avevo fatto un anno di no buy totale di make-up, non posso paragonare le spese extra del 2019 a quelle del 2020 se ci metto dentro il make-up. All'ultimo video, quello che ormai praticamente vedrete a gennaio con il no buy di dicembre e tutto il conto della situazione, andrò a sommare le due cifre per farvi sapere quanto ho speso di extra normali e extra make-up e smalti nel 2020. C'è una confusione di anni che secondo me il 2021 dirò 2020 perennemente o altre robe del genere. Va bene. Allora, passiamo alle cose di make-up. Queste ve le avevo già fatte vedere al volo durante il video dei consigli del Black Friday. Ho preso al single day, perché ormai ci sono offerte ogni 3 giorni, il kit dei 4 gloss di Fenty, che costava a prezzo pieno 32 qualcosa, ma è venuto 26 euro con lo sconto che c'era al single day. Sono 4 mini gloss, tutti molto molto carini. Io indosso questo adesso sulle labbra, senza nulla, dà solo un po' di luce, ma con un trucco così importante mi piace il fatto che non dia altro colore. Ecco, per cui questi 26 euro. E poi ho preso lui, il mini mini blushino in crema di Milk Cosmetics e di Milk Makeup, che io chiamo Milk Cosmetics, ma l'azienda si chiama Milk Makeup. Questo è il colore Rally, è un rosa malva, ce l'ho su, ma si vede, soltanto che dalla telecamera del cellulare i colori sono un po' smorzati. Non mi posso fare le guanciotte alla Heidi solo per farvi vedere il blush, perché comunque si vede. Ma vi dico anche che è un prodottino, non l'ho ancora provato sulle labbra, sapete che lo devo ancora provare? È questo colore qui, è molto facile da stendere, io faccio proprio il tondino così e poi col dito lo stendo un po' verso dietro per sfumarlo e si sfuma tranquillamente. Questo a prezzo pieno costerebbe 12 euro, il mini, ma è più grande di un astuccio di rossetto, durerà una vita, secondo me non conviene prendere il formato maxi. E io l'ho pagato 9 euro con gli sconti del single day. Quindi questo cosino qui, 9 euro, sarà il mio blush per i prossimi 5 anni, va bene. Poi, la notte proprio del Black Friday, a mezzanotte in punto, chi era con il carrello già pronto sul sito di Clio Makeup Shop? La Stefi. Ebbene sì. Sono riuscita a prendere ciò che volevo da un sacco di tempo, e cioè i due Sweet Love ombretti cremosi. Uno è Frappé Rosé, e ve lo faccio vedere, li ho provati, poi vi dirò. Allora, questo è Frappé Rosé, è proprio un rosa perlato chiarissimo. E questo è Fritzy Peach, che è un marrone rosato. Ok, questo c'ha il buco perché ci ho messo dentro. Oddio, è caduto il tappino protettivo, che è molto utile per non far sembrare per seccare questi ombrettini. È caduto anche lo scatolino.
caduto tutto, non vi preoccupate. Tanto non era un video della Stefania, non cadeva tutto. Ok, quindi questo è la consistenza è proprio quella di una mousse morbidina. Li ho provati una volta sola. Vi devo dire che non ne sono contentissima. È inutile che io menta. Il primo tentativo non mi ha fatto impazzire, però siccome voglio provarli in altri modi, perché ho fatto proprio una roba così al volo, ecco, prima di dire che sono rimasta tanto tanto delusa da due ombretti che sognavo da anni, devo fare delle altre prove. Anzi, vi dico già che domenica prossima vedrete un video con un trucco con tutti questi prodotti nuovi, che nel frattempo avrò provato un po' di più e sarò più preparata. Oltre a questo, sul sito di Clio ho preso la matita nera perché ho una matita nera, ma volevo provare anche questa, soprattutto per capire se trovo finalmente. Questa è una matita nera temperabile, normale. Si chiama All Day Love, dovrebbe all day durare tutto il giorno. Nella rima interna, soprattutto, non ce l'ho adesso su perché non ho messo niente di nuovo in questo trucco, a parte il blush di Milk e il gloss. Cioè niente di nuovo del Black Friday. Questa l'ho già provata, non mi sembra male, la voglio riprovare. Ho preso sinceramente perché una volta che facevo l'ordine non volevo pagarci le spese di spedizione, volevo prendere più cose. Ho preso il Dark Love, quindi il mascara di Clio che ho già usato completamente, una confezione mi è piaciuto molto, non aprirò, lo terrò di scorta perché ho dei mascara da finire. Ma lo userò sicuramente nel 2021, quindi sono a posto con i mascara. E poi non ho resistito. Questo bisogna raccontarlo. Allora, non ho resistito nel senso che ho messo nel carrello, siccome erano disponibili, sono andati sold out in pochissimi minuti, probabilmente per strategia di marketing lo fanno apposta. Boh, vabbè, non fa niente. Facciamo i consumatori felici. Ho preso i paciocchi, i patch per il contorno occhi, che sono il primo prodotto della linea Skin di Clio. Ne avevo messo uno nel carrello, ma avrei pagato 3,90 euro di spese di spedizione, per cui ho aggiunto il secondo, perché questi costavano scontati 5,20 euro. Considerate che questo, insomma, meno i 3,90 mi è venuto 1 euro e qualcosa. Ho detto, dai, ne prendo due, che vuoi che sia. Non li ho ancora provati, li proverò appena farò una maschera o qualcosa sul viso, vi farò sapere. Vi dico che non ho, come dire, metro di paragone perché io non ho mai usato patchocchi di altre marche. Quindi sarà la mia prima volta. Ed è stata la mia prima volta anche postare la foto. Io ho qui la scatola di Clio con tutto il cosino dentro, tutta bellina che vorrei riciclare come porta. Vabbè, poi vedremo. Sto strozzando, scusate, che cerco di andare veloce perché sto parlando troppo, ce l'affanno. Allora, praticamente, che volevo dire? Che ho fatto il mio primo post su Instagram. Ebbene sì, sono vecchia e non so usare Instagram. Ci sono da un sacco di tempo, devo dire che qualche giorno fa, andando a guardare una cosa su Instagram, ho scoperto di avere 100 follower. Dico, ma come? So da un sacco di tempo, insomma, in un anno su YouTube non sono arrivata a 100. A proposito, ciao, 91 iscritti, siete simpaticissimi e fortissimi. E su Instagram non ho mai pubblicato una fotografia, una! Se andate a vedere adesso mi trovate sempre come Vita da Stefi, con la stessa fotina, perché io ho molta fantasia, che c'è sul profilo YouTube. Praticamente ho fatto un post, la foto di questi trucchi, e c'ho 100 follower, ma che seguivano che non pubblicavo niente? Vabbè, comunque, se vi interessa andate a seguirmi, ma io sto studiando e ho letto le istruzioni di Aranzulla per cominciare a usare Instagram. Sono vecchia, sono vecchia. A TikTok non ci arrivo, ve lo dico, a TikTok non ci arrivo. Le ultime parole famose divento a TikToker, va bene. Comunque, andiamo avanti. Che cosa non vi faccio vedere? Ve la dico in 30 secondi perché ve la faccio vedere il video della settimana scorsa. Ho fatto il giorno del Cyber. Ah, scusatemi, il totale di questo sito di Clio è 54 euro. In realtà, io ho messo tutto nel make-up, anche questi due cosi che dovrei metterli nella skincare, ma chi se ne frega, tanto sempre soldi che ho pagato io sono. Ecco, diciamo che ho speso 54 euro di make-up perché questi non li avrei mai presi da soli, quindi li metto nel make-up.
Ho fatto un piccolo ordine al Cyber Monday da Kiko, che è stato spedito oggi, perché me lo dava ancora in preparazione, l'avevo dato per disperso. Il totale speso è 16 euro. Vi dico velocemente che ho preso delle cose proprio necessarie, nel senso che ho preso il barattolino leva smalto, perché questo è il mio bottiglione da 1 litro di solvente per unghie ed è qui praticamente, cioè ce n'è un goccio, mi serviva qualcosa per togliere lo smalto. Ho deciso di prendere il barattolino, quello a immersione, che ho già usato in passato. Ho preso il diluente per lo smalto, perché ci sono alcuni smalti che si stanno un po' rinsecchendo e volevo andare a utilizzarli, e ho preso la base mascara, quella bianca, che finalmente Kiko ha rifatto e che io ho usato per anni. Spero solo che non abbiano cambiato la formula ora che l'hanno rifatta. Ve la farò vedere domenica prossima, perché dovrebbero arrivare, insomma, in una settimana, nel video in cui appunto mi trucco con tutti i prodotti nuovi. Perché dovevo arrivare a non pagare le spese spedizione? Quanto ci fregano su sta storia delle spese spedizione? Vabbè, e perché effettivamente conveniva, al Cyber Monday sul sito di Kiko c'era il 50% su tutto. Ho preso due matite labbra. Ho preso una matita praticamente rosa malva e una malva più scuro, che spero siano delle matite nude rosate, perché io come matite nude ho solo delle cose marroncine, che intorno a dei rossetti tipo MLBB di Clio non stanno bene. Vi dico solo che le due matite labbra, perché una era da 2,99 e una da 4,99 a prezzo pieno, mi sono venute tutte e due 3,99, quindi due matite a meno di 4 euro. Spero solo di non aver cannato completamente il colore prendendole sul sito. Però insomma, si tratta di un ordinino da 16 euro di cose quasi tutte insomma utili e necessarie, e pagate al 50% sono contenta. È una vita che non compravo niente da Kiko, non avevo mai comprato niente online da Kiko. La prima volta, sono un po' più lenti degli altri nelle spese spedizio nelle spedizioni, ma chi se ne frega, c'è la spedizione gratuita da 15 euro in su, quindi con 16,05 euro io non ho pagato spese di spedizione. Ho finito. Ora respiro un attimo e vi dico che due cose importanti. Una, che domenica prossima vi faccio vedere il video con tutti i prodotti nuovi all'opera insieme, sperando che questi due cuccioli mi diano soddisfazione, perché altrimenti piango. Piango tanto tanto, perché li ho voluti per più di un anno e se invece non mi stanno bene sull'occhietto ci rimango tanto male. Ok. Poi volevo dirvi anche che ci sarà un video extra martedì. Martedì 15, se siete arrivati a 27 minuti di video, meritate di sapere questa cosa in anteprima, poi ve la dirò anche domenica prossima, magari la dico a inizio video domenica prossima, ok? Perché io ho controllato, me lo ricordavo, ma ho controllato, questo canale è nato il 15 dicembre dell'anno scorso. Quindi il 15 dicembre fa il suo primo compleanno. E siccome il primo video è stato un video decluttering, io voglio festeggiare il primo compleanno lo stesso giorno con il video decluttering 2020. Sto lavorando per avere tutto sotto controllo, per decidere tutto, poi vi racconterò insomma come procedo, ma sarà veramente un decluttering doloroso ma necessario per tenere solo cose che mi danno soddisfazione e che mi piacciono. Mi rendo conto che questo video, più che un no buy, era un video haul del Black Friday, e sto pensando una cosa da cattivella. No, sto pensando che io pubblico questo video come no buyer di novembre per 2-3 giorni. E poi gli cambio l'anteprima e il titolo e lo chiamo All Black Friday e vediamo se aumentano le visualizzazioni, perché si chiama video haul. Perché io lo so che siete all addicted. E ve frego. È il ciuffo, vabbè. Ecco, questa cosa potevo rispondere. Va bene, ok. Quindi direi che vi ho detto tutto. No, vorrei parlare un'altra ora e mezza, ma smetto subito. Vi saluto, vi do appuntamento a domenica prossima col Get Ready con tutti i prodotti nuovi. Grazie per aver visto questo video. Iscrivetevi al canale, che così arriviamo a 100 pure su YouTube, che faccio un sacco di fatica e ho 100
persone che seguivano il nulla su Instagram, balla a capire. No, lo so che su Instagram si clicca segui alla gente che conosci anche senza vedere che non pubblica. Ok, ho finito davvero, grazie e alla prossima, ciao!